Siamo ad Alghero, una delle più belle città dell'isola, e anche Alghero si sta, insomma, organizzando per circolare con la mobilità sostenibile. Adesso presentiamo questa bellissima vettura, che è veramente una cosa eccezionale. Ha un'autonomia incredibile, 395 km effettivi, un po' visto nel misto, 340 km, ma la bellezza che cosa vuol dire? Che non si passa più in un distributore di benzina, quindi non me ne vogliano i miei cari amici che vendono benzina oppure vendono gasolio, ma con questa macchina basta una ricarica e noi praticamente possiamo circolare senza nessun problema. Allora, ormai si parla tanto ormai dell'elettrico, certo. Si parla ormai dell'ecologia, bisogna risparmiare e anche economicamente, oltre di primaria importanza quella di tenere pulito l'ambiente. E questa può essere una risposta, certo. Cioè quella di avere un'autovettura a emissioni zero, perché va a batteria e che spende praticamente per fare un pieno quanto? Guarda, riusciamo, praticamente abbiamo fatto dei calcoli, con 16-19 euro hai un pieno e ti permette di girare sia in città che magari nel percorso. Quanti chilometri riesci a fare? 340 chilometri, provate, loro la vendono per 395, logicamente bisogna capire se il pedale è naturalmente pesante oppure no, però utilizzandola in maniera abbastanza assennata la macchina ti permette di percorrere oltre 350 km. Ok, quindi due tipologie diverse di persone si possono conquistare. Primo, quello che ha bisogno di risparmiare ed è stufo di spendere sempre un sacco di soldi di benzina. Certo. E il secondo è quello che ed è il motivo forse più importante per cui nascono queste autovetture, è cercare di salvaguardare che cosa? Questo l'ambiente, certo. Che sta andando ormai in rovina. Ormai l'inquinamento in grandi città ha superato dei limiti importanti. Insostenibili ormai, certo. Tant'è vero che ci sono delle chiusure, è impossibile circolare nei grandi centri urbani, e allora a quel punto quasi tutte le case automobilistiche, per prima è stata la Decana, la Renault, però adesso tutte quante si stanno equipaggiando con la produzione di veicoli 100% elettrici. Che poi si utilizzano in maniera semplice, perché sono delle autovetture, forse un po' più, bisogna studiarle per guidarci. Allora, racconta un po' come funziona. Uno scende nel box, scende sotto casa, prende una chiave, cos'ha? Una chiave, un telecomando, come funziona? Racconta sì, la giornata. La tipo giornata che praticamente, la vettura in questo caso ecologica. Abbiamo una chiave che praticamente viene riconosciuta dalla macchina, voi la tenete in casa e voi praticamente vi accingete. Praticamente viene riconosciuta, cosa vuol dire? Viene riconosciuta perché è un sistema di riconoscimento wifi che praticamente ti permette di non toccare chiavi per aprirla. Fisiche, quindi tu esatto, fisicamente ti avvicini e la macchina si apre. Sì, okay. Certo. Ed è già pronta, perché la macchina è già in moto. Ah, certo, allora noi siamo qui vicino a una Zoe elettrica, è una macchina 5 posti, è una macchina bellissima, la carrozzeria è tale quale a tutte quindi le altre macchine. Quindi tu entri, ti siedi, intanto che stiamo parlando si stanno vedendo le immagini di quello che stai facendo. Certo, stai entrando, certo. Ti siedi e mi cosa siedo fai? E come si accende? C'è un piccolo pulsante start e la macchina è già in moto. È una macchina con marce automatiche, quindi la sezione drive ti permette di andare avanti. Poi c'è la possibilità di andare a marcia indietro, hai praticamente anche le telecamere e da lì si parte. Quindi hai una marcia per andare e una per la retromarcia, non c'è più da cambiare? Quindi... No, assolutamente, quindi c'è un freno e un acceleratore, stop, quindi la comodità anche per una famiglia o una signora che vuole andare a fare la spesa, vuole insomma accompagnare i figli a scuola, vuole insomma andare dappertutto con una macchina che entra anche in zona ZTL. Perfetto. Senti, perfetto. Ma quindi per poterla guidare ci vuole una patente speciale? No, ci vuole una patente B, normale, come tutte le altre macchine. L'unica cosa è che questa non ha un motore. Non ha motore. Questa ha un piano batteria, stop. Quindi ha una batteria che... Ha una batteria nel pianale e ti permette di avere un kilowattaggio che ti permette di circolare. Senti, visto che non vai dal benzinaio, per le ricariche come fai? Per le ricariche allora è possibile nel proprio garage mettere una piccola wall box che ha logicamente una possibilità di ricarica dai 3 kW in su. Più è potente il voltaggio e la macchina ci impiega meno tempo per essere ricaricata. Con una ricarica, con una wall box, quindi un contatore, e ti permette quindi di attaccare con il cavo batteria, hai la possibilità di lasciarla tutta la notte, quindi in 8 ore si ricarica, o altrimenti con delle wall box oppure delle colonnine elettriche che hanno una maggior potenza, sino ai 22 kW, la macchina si ricarica in sole 3 ore. Ah, in 3 ore. Con quelle da 50 kW in sola mezz'ora. Questo è il cavo che si connette alla macchina.
semplicissima come operazione, troviamo la nostra colonnina dove ci hanno abilitato alla possibilità di agganciare il cavo. Ok, quindi qua si apre, noi possiamo lasciare il cavo quindi connesso e dipende naturalmente dal tipo di bisogno che ha la macchina, se magari a zero oppure anche a metà, non c'è problema, anche se a metà magari si carica in mezz'ora, non mantiene come i telefonini la memoria, quindi la possibilità è bellissima perché effettivamente ti permette di stare in autonomia e col cuore tranquillo, in modo che così ti permette di fare oltre 300 km. Ok, stacca pure. Senti, ma quando, come funziona poi per il pagamento in questo il caso? Pagamento... Ad esempio, io sono un abitante di Alghero di Sassari, mi trovo qua, faccio... Perfetto, tu stai... Decido di venire qua a fare prima perché sennò magari perfetto, ho occupato troppo. Sei arrivato da Sassari, hai fatto un giro, sei andato al parco di Porto Conte, hai fatto un giro per la città e ti rendi conto che la macchina ha bisogno di, per lasciarti in tutta tranquillità, di un pieno. Allora, nell'app del telefonino... Magari la stai usando già da una settimana, ti capita di venire qua... Nell'app del telefonino ci sono... Un'app nel telefonino? Nel telefonino, praticamente nello smartphone, c'è un'app dove ti permette, ti segnala tutti i vari punti di ricarica che offre il territorio. Ce ne sono, in questi giorni stanno andando e aumentando. Ci e troviamo ad Alghero. Arrivi qui... In questo caso sei in reception, chiedi la possibilità al titolare di darti la possibilità di ricaricare. Nell'app del telefonino che succede? Con la carta di credito ti vengono scalati i soldini per la ricarica, quindi è una cosa efficace, straordinaria. E quindi ti parcheggi, ti fai un giro in centro, torni, ti fai un giro in centro, puoi entrare dentro l'albergo, ti prendi un aperitivo e tu dopo un'ora, due ore ti trovi la macchina ricarica, hai già pagato tutto e sei a posto. Questa è la tecnologia che ti permette Renault. Facciamo i conti della serva, perché questa è una cosa che secondo me, cioè alla fine quando uno percorre tanti chilometri in un anno, se tu pensi tutti i pieni che tu fai per girare per lavoro, fai la differenza, hai un bilancio. Alla fine tu in pratica ti sei pagato con risparmio della benzina quasi... La bolletta della luce, certo. La boletta della luce, ma anche una parte della macchina, perché tenendo presente che la macchina non è solo il costo della benzina, la macchina è il costo del tagliando. Ecco, il costo bravo, del, questo voglio sapere. Del meccanico. Come funziona qua per il tagliando? Praticamente in concessionaria c'è un tagliando normale che logicamente perché non c'è motore, chiaramente non c'è motore, però ci saranno le pastiglie dei freni, le gomme, l'usura normale, però quindi, logicamente non c'è, che ne so, un filtro del gasolio, chiaro. Non c'è un motore, poi non devi rifare la frizione quando magari va in giro tua moglie e te la brucia, dico tua moglie perché so che no, lei è brava, scherza, però voglio dire, non hai un sacco di cose, se tu ci rifletti in effetti è un grande l'investimento risparmio. Anche se le macchine elettriche costano un po' di più di quelle termiche, l'investimento è logicamente nel futuro, cioè ovvero durante il tempo viene ammortizzato perché hai un rapporto costi-benefici che va a vantaggio del consumo elettrico. Quindi, allora, prima è siccome non fa nessun rumore, noi sentiamo il rumore delle auto che passano, ma prima quando si è salito non si è sentito nulla. questo totale silenzio in macchina, intanto tu come lo hai vissuto come esperienza tua personale, andare in giro col silenzio assoluto? È un sogno, certo, perché effettivamente non sentire il rumore di un motore, che a volte sai, anche vecchie macchine che possono essere fastidiose superano i decibel consentiti, ma oltretutto puoi anche avvicinare la faccia vicino, anzi non ha nemmeno le marmitte, figurati un po', e questa non emette praticamente gas e suoni sgradevoli. È una macchina silenziosa che ti dà una pace, una tranquillità e ti permette di viaggiare praticamente nel rispetto totale dell'ambiente. Ok, senti, non parliamo di prezzi. Chi fosse interessato al motore in generale, al mondo dei motori elettrici, ci sono tanti concessionari. Basta avvicinarsi in concessionaria. Ricordo solo una cosa, che il governo dà degli incentivi, ci sono degli sconti che danno le case automobilistiche, le concessionarie e soprattutto anche la rottamazione. Quindi se avete un veicolo vecchio da portare via, lo portate in concessionaria e voi con un prezzo simile a quello delle auto normali, quindi auto elettriche, incentivo del governo, rottamazione e sconto della concessionaria, vi portate a casa un veicolo elettrico che tutela l'ambiente e vi fa girare nel migliore dei modi. Dici che è difficile passare all'elettrico? È questione di mentalità, molti si stanno avvicinando e la cosa bella è che molte persone che avevano la mentalità delle macchine performanti, a motore a scoppio, rombi, tutto quanto. Allora pensate un po' che le macchine di Formula 1 le partenze le fanno tutte col motore elettrico. Questa è una cosa incredibile perché hanno una performance, siccome è una presa subito diretta,
da 0 a 100 questa macchina lo fa in 9 secondi. E come vedete, se noi vogliamo accelerare... Mamma mia ragazzi, davvero spinge, eh? È già arrivato a 40? No, 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 rifallo, rifallo dopo, no. Naturalmente in città dobbiamo mantenere... sembra una gag, ma non è vero, perché hai dato una gasata, non ho sentito niente, ci siamo trovati a 40. No, no, Romano, è piano. Guarda. C'è un'altra cosa che volevo sottolineare, che mi sono dimenticato poc'anzi, che è molto importante. Che la macchina, basta rilasciare il pedale dell'acceleratore, guardate che ecco, per frenare, charge, c'è il freno motore. E mentre lui, il freno motore sta frenando, la macchina si ricarica. È una cosa incredibile. Ah, ecco, spiega, praticamente mentre frena si ricarica l'auto. Esatto, mentre... Cioè un motore... No, basta rilasciare il piede dall'acceleratore, ok? Guardate qui, power, e stiamo consumando. Se noi lasciamo il piede dell'acceleratore, vedete? Charge. Ah, charge, sì. Ovvero, praticamente... Il freno motore ricarica la batteria, quindi noi in percorsi dove ci sono delle grandi discese lasciamo quindi il piede dall'acceleratore, la macchina si autoricarica. Questa è veramente una innovazione che era importante sottolinearla. Intanto stiamo girando per il centro di Alghero. Siamo proprio delle vie principali, via Vittorio Emanuele. Ecco, ad esempio, ti ricordi le targhe alterne? Un giorno circola al pari, un giorno dispari, oppure come mi sembra hai già accennato, le ZTL, vuol dire che ci sono alcune zone dove non si può entrare proprio perché sono interdette alle auto che consumano, che hanno già fare... esatto, una euro... Mi in grande città adesso anche l'euro 5, l'euro 6 diventa difficoltoso di quindi in questo caso tu passi dove gli altri non vanno, e questo è anche... Ci sono dei parcheggi dedicati, c'è l'esenzione anche del bollo dell'auto. Come l'esenzione del bollo? Sì, che praticamente per i primi 3 anni non si paga il bollo. Sì. Ah, pure. E sono delle agevolazioni che il governo dà a tutti coloro che si avvicinano all'acquisto di un'auto elettrica. Anche perché la comunità europea, quindi l'Europa, ha dato un input a tutti gli stati di abbassare gli indici di inquinamento, e di conseguenza è un incentivo proprio a lasciare le macchine ormai datate, quindi obsolete, che creano molto inquinamento, per tutelare il rispetto dell'ambiente, quindi per rottamare le vecchie auto inquinanti e quindi agevolare all'acquisto delle macchine a zero emissioni. Senti, dotazioni di sicurezza classiche, ABS, solite? Tutto, quindi... aria condizionata, perché ha una batteria a parte e ti permette quindi con quindi autoradio, navigatore satellitare, assistenza alla guida, percorso di sicurezza, quindi ti rimette nella carreggiata, il riconoscimento anche dei cartelli dei limiti di velocità, temperatura, qualità dell'aria, e tutto questo viene offerto con le dotazioni della Zoe. Quindi la Renault ha investito tanti anni fa nella tecnologia e di anno in anno si è migliorata. Sei contento però, dai, ti vedo. Sono contento. Felicissimo, oltretutto, perché mi pagano per... Bravo, ti volevo in dire questo. Adesso diciamoci le cose. Adesso la Confalonieri, questa concessionaria. Luca. Adesso, vogliamo fare un saluto? Grazie per questa Grazie, opportunità. Grazie Luca, mi hai dato un'opportunità fantastica, perché io qui mi sto divertendo. Bravo. Sto guadagnando e nel frattempo faccio del bene, perché amo la natura e rispetto l'ambiente. Ok, bravo Romano, salutiamo tutti e viva, ciao a tutti. E viva le auto elettriche, viva l'ecologia e viva zero emissioni, e quindi sempre con Confalonieri qui da e Alghero. Poi se volete comprare, e Sassari, bravo, ad Alghero e Sassari, noi cosa consigliamo? Confalonieri. Noi Confalonieri. Noi Confalonieri, perché è una grande famiglia. Ci sono tantissime marche. Ma sono anche simpatici Confalonieri, vedi? Alla grande, sì. A bombazza, ci conosciamo da una vita e veramente sono eccezionali, perché vi danno sempre la garanzia, l'affidabilità e non vi lasciano mai a piedi. Quindi salutiamo la Zoe. Ciao Zoe. Ciao Zoe, mi raccomando, portaci lontano, eh. Noi da Alghero è tutto, e ci vedremo alla colonnina di ricarica.